Ciao a tutti, allora, ultimo episodio, il quinto per quanto riguarda la miniserie sul calciomercato estivo di Livorno. Allora, calciomercato estivo che, come già detto nel video, non so per chi l'ha visto, nel commento della partita contro il Carpi, si è chiuso, diciamo, tra virgolette, cioè ci sono state più cose negli ultimi giorni che in 2 mesi di calciomercato. Perché questo? Perché sono arrivati tre giocatori che secondo me possono far bene e due, cioè, di questi tre, due hanno giocato e non sono stati, diciamo, peggio, va, chiamiamolo così. Mi riferisco in primis a questi due, Cutolo e Djokovic, se si dice così, e il terzo vantaggiato. Secondo me acquisti, anche se Cutolo mi pare sia arrivato in prestito, acquisti diciamo piuttosto azzeccati. Ora sono così vantaggiato che mi ricordo che non era male. Comunque, vabbè, Cutolo vantaggiato attaccanti, o perlomeno già una zona attacco, perché Cutolo bene o male è una seconda punta, e Djokovic centrocampista. E questi diciamo erano acquisti, cioè un po' però le vesti erano acquisti finali che ha fatto Livorno, anche se c'erano tante voci a partire da Sarno, a partire da Nardi, per esempio Alassane, insomma tante ostiche, però Pasquato, tante ostiche che però alla fine non sono arrivate, però secondo me da una parte giusto sì, diciamo che comunque no, che anche se il giocatore voleva secondo me andare via e poi alla fine è stato così, però no, che secondo me più che Spinelli, perché Spinelli lo la vende, diciamo le circostanze, ecco, hanno, come si può dire, insomma, hanno fatto, succede, è il fatto della rimanenza a Livorno di Siligardi, che Siligardi è vero, voleva andare via perché giustamente, secondo me, ha la capacità per giocare, non dire in un grande club, però in una squadretta anche di Serie A. Fatto il andare via e meno male si non è stato. Fra l'altro, come successo di Foligno, è rischiato di andare a Verona anche lui. Io non capisco come mai tutti questi vogliono andare a Verona. Io, boh, vabbè. Cioè, il Verona, io posso sapere che a livello calcistico non è una squadraccia, è una squadra che è ritornata su da poco e già l'anno scorso è stata, secondo me, la rivelazione della Serie A. Però scordiamoci, Cori contro Morosini e la tifoseria stessa, ecco. Poi, oh, ognuno c'ha le sue idee, io la vedo sì di questo. Per quanto riguarda sempre cessioni, in alto che ha rischiato andare via è stato Biagianti. Ah, di Siligardi, scusate, no, c'era anche Cesena, però negli ultimi tempi era lì col Verona. Comunque, appunto, Biagianti, che è appunto Cesena, e diciamo che di cessioni, anzi, diciamo prestiti. Ufficiale è stato Meola, Meola che è terzino destro, che ha giocato infatti prima contro il Carpi, che è andato in prestito al Barletta. Poi sono stati altri, sempre giovani, tipo Bruzzi, che sono andati via in prestito. Comunque, per fare il resoconto finale, la rosa di Livorno è questa. Allora, in porta ci sta Kosie, o Kosie, non so come si chiama, dove si pronuncia, Mazzoni e Cipriani. Poi difensori Bernardini, Lambrughi, Ceccherini, Gemiti, Gonnelli, Moreira, che sarebbe Maicon, e Emerson. Centrocampo Lusci, Molinelli, Djokovic, Bartolini, Jelenic, Rafati, Moschera, Surraco, Belinghelli, Diagianti, Moscati, e in attacco Galabinov, Cutro, vantaggiato, Siligaidi e Jeffers, che tra l'altro Galabinov io sono contento che poi alla fine non è andato via, anche se non ho capito c'è qualcosa di contratto da sistemare o che lui non vuole nemmeno sistemare, insomma. Comunque, risultato finale, secondo me è una squadra che se gioca con la giusta, con il giusto orgoglio e cattiveria, ovviamente cattiveria agonista, non cattiveria fa male, non dico che può vincere la Serie B, però secondo me può essere una delle pretendenti almeno a lottare per tornare in Serie A, per la promozione. Anche perché bene o male, i 9 arrivati qualcosa di buono hanno fatto vedere. Il mio problema, come dici già nei precedenti video, ve lo leggi sempre nel commento, la squadra dovrebbe essere un po' più reattiva, un po' più veloce e crea più azioni d'attacco, ecco, essere più pericolosa, che è inutile fare questa palla se poi rimani nella zona difesa e centrocampo e quando arrivi su la perdi. Via, io non ho da dire altro, penso che, boh, bene o male, le cose importanti in questa miniserie le ho dette, soprattutto per quanto riguarda l'acquisto e le cessioni.
Quindi spero che abbiate trovato interessanti e perché no informativi questi video. E niente, non mi resta che salutarvi e invitarvi a guardare i miei prossimi video, quelli che riguardano appunto i commenti sulle partite del Livorno di quest'anno. Quindi sarà la serie commenti su partite del Livorno, diciamo, della Serie B sulla stagione 2014-2015. Niente, come ho già detto, ho già fatto il primo video, ovvero entro il Carpi, quindi per chi vuole andare a vedere metto il link, ora non so se lo metto lì, se mi riesce, insomma se lo metto lì o perlomeno lo metto sotto. Niente, via, spero di vedervi, via, mettiamolo così, vai. Detto questo, saluto tutti, ciao.